e benvenute a questo nuovo video. Non potevo partire se non facevo questo video prodotti finiti, perché sennò il mese prossimo mi ritrovo con un camion, quindi ho detto no, però comunque giustamente volevo farlo. Allora, video dei prodotti finiti per quanto riguarda il mese di luglio, che è terminato. E niente, ho un bel sacchettone con tantissime cose, abbastanza direi, e quindi incominciamo subito. Allora, non immaginate cosa ho davanti a me, ma c'ho una marea di bagagli, cioè valigie, di tutto, di più, cioè veramente non so neanche più dove posizionare le luci oggi, vabbè. Allora, partiamo subito dal primo prodotto, che è questo sapone della Palmolive con latte di mandorla. È molto buono, l'ho utilizzato un sacco, l'ho alternato tantissimi altri saponi, è molto delicato, è un prodotto assolutamente promosso. Ho terminato le salviette struccanti dell'Estelunga, che ho preso già diverse volte. Sono molto delicate, mi piacciono moltissimo e soprattutto le trovo delicatissime per la zona degli occhi, quindi è un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Neutro Roberts, che è tra i miei preferiti, anzi quello che mi piace di più è un altro di Neutro Roberts, però questo qua è molto buono ed è quello con lavanda e patchouli. E li trovo tutti molto delicati, molto profumosi, soprattutto schiumosi, quindi è un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato questo solare che ho preso l'anno scorso, che è uno solare spray di Rilastil. In realtà è un solare per i bambini, una protezione 50+, e mi ci sono trovata molto bene, l'ho utilizzato tra l'anno scorso e quest'anno. Era un prodotto aperto, ma in realtà aveva un 12 mesi di scadenza, quindi aperto l'anno scorso ad agosto, perfetto da utilizzare ancora, quindi terminato perfettamente dopo un anno, ed è un prodotto buonissimo. I prodotti della Rilastil mi piacciono tantissimo, solare molto molto protettivo, delicato, lasciava sempre la pelle molto molto idratata, è un prodotto assolutamente promosso. Ho terminato questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che è un contorno occhi e labbra della Seven Skincare, con ingredienti assolutamente naturali, non c'è niente, niente, niente che può essere dannoso, è un prodotto proprio per i vegani. Mi è piaciuto molto, lascia il contorno occhi molto molto idratato, è un prodotto assolutamente promosso. Sempre della stessa linea, ho terminato questo rassodante tonificante per il corpo. Anche questo io l'ho adorato, perché appena lo mettevo sul corpo, sulla zona gambe, glutei, mi dava quell'effetto tonificante. Proprio lo vedevo, me lo sentivo proprio addosso, che la parte trattata era più soda. È un prodotto che mi è piaciuto anche questo qua moltissimo, sempre della stessa linea, Seven Skincare. Promosso. Poi ho terminato queste salviette dell'Estelunga della Mr. Clean all'aloe. Le ho pagate pochissimo, intorno a 70 centesimi, e sono piuttosto delicate, quindi sono un prodotto assolutamente promosso. Io le utilizzate quando mi truccavo, sono comodissime. A parte l'apertura antipatica che hanno una maglia di salviette, perché non hanno la chiusura salva freschezza, che io la farei per tutte le salviette, però per il resto è promosso. Poi ho terminato il dentifricio sbiancante della Antica Erboristeria. È buono, è un ottimo dentifricio, costa pochissimo, che costa 1 euro, e sbianca bene i denti. A me piace tantissimo, quindi se uno vuole spendere veramente pochissimo, questo qua è già un buonissimo dentifricio, a me piace molto. Promosso. Poi ho terminato questo olio della Sienature anticellulite. Io l'ho adorato, me lo sono fatto fuori nel giro di un mese e devo dire che è ottimo. Ha un profumo, è a rosmarino, si sente proprio tantissimissimo il profumo di rosmarino, ed è un ottimo prodotto. Io l'ho veramente adorato, è idratante. Ecco, una pecca di questo prodotto qua, che è un po' un
tarello, nel senso che comunque non assorbe proprio immediatamente, ma ci vuole un po', però per il resto è ottimo, lascia la pelle liscia, morbida, vellutata, restituisce l'idratazione giusta proprio per andare a trattare la zona delle smagliature e anche della cellulite, perché qua è un anticellulite, però secondo me è ottimo anche per le smagliature. Poi il dentifricio del momento, che io sto anche adorando, è un po' più caro dell'altro, ma è buonissimo, ed è il 3D White di AZ. Me lo sono ripreso anche da portare in vacanza perché è veramente buonissimo. Sbianca molto bene i denti, ma proprio bene, 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 bene. Devo dire che noti proprio la differenza dopo una settimana che lo utilizzi mattina e sera. Quindi io lavo 23 volte al giorno, ma già utilizzavo già solo la mattina e la sera. Si nota proprio tantissimo la differenza. Quindi un ottimo prodotto promosso. Poi, qua c'è una sfilza di dentifrici perché li abbiamo aperti qua e là e li ho fatti fuori tutti. Un altro dentifricio che ho terminato è questo qua della linea Bio alle 5 erbe che ho preso da Ince. Ma devo dire che questo dentifricio qua a me non è dispiaciuto affatto, anzi, devo dire che è buonino, è molto simile secondo me a quello dell'antica erboristeria e quindi io lo promuovo. Se mi capiterà di andare da Ince lo riprenderò. Un altro dentifricio che ho preso più di una volta, ma che mi ha stufato e secondo me non ha dato degli ottimi risultati, è è protezione smalto. Io lo boccio, mi pare che l'avevo già bocciato in qualche altro video. Comunque non è niente di che, è anche abbastanza caro e l'avevo preso che era al 40% di sconto, quindi è un prodotto che io non riprenderò sicuramente perché a prezzo pieno mi sembra che viene intorno ai 4 euro, quindi no. Ed è un prodotto per me bocciato. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Sien, che è questo qua. Questo qua mi è piaciuto un sacco, è il doccia gel e dà una profumazione molto molto buona, mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato anche questo bagno schiuma di Sien, questo qua è doccia crema aloe di mandorla, anche questo qua mi piace un sacco, l'avevo già ripreso e l'ho ripreso nuovamente perché mi piaceva il profumo, quindi mi ricordavo che era buono, quindi è un prodotto promosso. Invece boccio assolutamente questo qua che è il Sensitive, a me non è piaciuta la profumazione, l'ho odiata. A differenza che a Walter è piaciuto, quindi a Walter è piaciuto, a me non è piaciuto, ma io e Walter siamo due poli opposti, cioè quando io sto bene Walter sta male, quando io sto male, quando lui sta male io sto bene, quando a me piace il bagno schiuma a Walter non piace, quindi siamo due poli opposti, assolutamente, completamente opposti, quindi a lui è piaciuto, a me no, però voi fidatevi di me, a me non è piaciuto, quindi bugiato. Poi questo qua, anche questo qua non mi è piaciuto per niente, anche questo qua assolutamente, un altro doccia gel, assolutamente bocciatissimo, sa di erbacce, no, bocciatissimo anche questo, sempre di Sien. Poi ho terminato, beh, cosa vi devo dire, l'ho terminata ma sarà la decima dell'anno, la Long Lasting di Essence, buonissima, ottima, mi piace un sacco, scrive benissimo, però la pecca di queste matite purtroppo è il fatto che durano poco. È vero, durano veramente pochissimo. Però io la riprenderò perché comunque mi ci trovo benissimo e costano 1,80 euro, quindi alla fine non costano niente. E quindi terminata, piaciuta, dura poco, ma la riprenderò. Quindi è un prodotto promosso di Essence, la Long Lasting. Poi ho terminato questa spuma di L'Oreal. Ma a me sinceramente non è piaciuta molto, infatti adesso ne ho ripresa un'altra sempre di L'Oreal, un po' più specifica per i capelli comunque ricci, mossi. Io sono molto mossa, però in realtà voi mi vedete spesso magari con i capelli piuttosto un po' tirati, ma a me non è piaciuta molto, quindi io la boccio, non è stata la spuma della mia vita, nel senso che non dava volume al capello. L'ho trovata piuttosto. Allora, devo dire che io odio quelle che induriscono i capelli, ma neanche quelle che sono smosciose. E questa l'ho trovata piuttosto moscia rispetto a tutte le altre spume che magari hanno una tenuta più sostenuta. Quindi questo qua è un prodotto assolutamente bocciato.
per finire, ho terminato sempre nella stessa linea Mr. Clean delle Estée Lauder queste salviettine alla profumazione di olio d'argan. Per finire, ho terminato queste salviettine all'olio d'argan, sempre della stessa linea Mr. Clean che ho preso da Estée Lauder, ed è un prodotto, anche questo qua, che mi è piaciuto tantissimo, comodissimo per quanto riguarda la pulizia a mani quando ci si strucca, quindi, e quando ci si trucca, quando ci si strucca, quando ci si trucca, e quindi insomma è un prodotto assolutamente promosso, anche perché sono anche economiche, quindi promosse. Bene, ho terminato. Sono stanchissima, ragazzi, ho troppe cose oggi, sono veramente stanca. Ecco, è arrivato Cristian. Allora, aspetta Cristian, vieni. Bene ragazze, il mio sacchetto finalmente si è svuotato, quindi valigie pronte, sacchetto svuotato, pattumiera da buttare, ovvio. Quindi ragazze, io vi mando un mega bacione, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima, perché ho un altro video ancora per voi, è il video dei detersivi. Saluta bene, adesso andiamo al mare. Ciao! Di dove andiamo noi? Al mare. Dove? Ad Alba Adriatica. Ok, allora, io ho terminato, vi mando un bacione, ma non è finita qua, ci rivedremo ancora, perché c'è l'ultimo video dei prodotti per la pulizia e l'igiene della casa, che anche questo sacchetto qua è da strabocco, e quindi io ho altra pattumiera da buttare, quindi aspettate, a breve arriverà anche un nuovo video. Ciao, alla prossima! Ciao.